In russo questo suona anche come poesia. Non credere, non avere paura, non chiedere. Allora, riorganizzo l'ordine di quelle parole nel mio rapporto. Non credere, non chiedere, non avere paura. Punto primo. Cose da non credere. Se qualcuno in questa sala o fuori si fa ancora illusioni sulla Russia credendo che sia un paese europeo, che sia un paese in cui si sta costruendo la democrazia, ancora non perfetta, emergente, neonata e così via, togliatevi queste illusioni pure ridicole dalla testa per sempre. Russia non è l'Europa. Per tutta la nostra vita, essa non sarà mai l'Europa. Quello che c'è adesso ovviamente non è mica una democrazia in costruzione, non è una democrazia emergente, anzi è il governo dei cechisti, funzionari dei servizi segreti e dei banditi, una simbiosi dei cechisti KGB, FSB e banditi. Se in Russia vi pare che ci siano delle istituzioni, per esempio c'è scritto banca, non ci credere, è solo un'apparenza. In Russia non esiste la grande proprietà privata, in Russia c'è una sorta di simbiosi di proprietà e potere. Se hai soldi puoi ottenere anche il potere, se hai ottenuto il potere oppure ha buoni rapporti di corruzione con qualcuno al potere, allora tu hai soldi e proprietà. E se hai litigato con essi, quindi domani non avrai più né soldi né proprietà, ma forse anche avrai la testa tagliata. Se in Russia c'è in corso un certo evento chiamato elezioni, non ci credere in questo. Questo non è elezioni né presidenziali né parlamentari, anzi è un'operazione coperta svolta dai cechisti KGB e FSB. In tutte le sue fasi, dalla nomina dei candidati allo scrutinio dei voti. Ero un osservatore nelle ultime elezioni, ecco perché conosco bene come fanno lo scrutinio dei voti. Non capisco solo un po' quali sono le circostanze che obbligano alcuni dei politici europei a aver voglia di non vederlo. Quali sono le circostanze che per due decenni li obbligano a rivolgersi ai banditi russi e ai cechisti russi, ex banditi poi diventati cechisti, anche ex cechisti poi diventati banditi? Che cosa costringe a rivolgersi a essi chiamandoli nostri colleghi e partner orientali? Che cosa costringe a invitare alla cooperazione?